Buonasera da Vosco News, periodico di inchieste ed antimafia. È proprio notizia di questi giorni di un grave attentato a un'azienda gestita da Libera, l'associazione antimafia di Don Ciotti, un'azienda di un bene sequestrato da Camorra. È un atto molto grave da parte dei casalesi. Vogliamo leggergli un comunicato che è apparso sulla pagina Facebook del dottor Elio Di Cesare, responsabile di Latina dell'associazione antimafia Antonino Caponnetto. Scrive Elio Di Cesare: insieme all'amico Antonio Turri dell'Associazione Cittadini contro la Corruzione e le Mafie abbiamo espresso a Don Ciotti i sentimenti di vicinanza e di solidarietà della Caponnetto e della consorella nominata per l'ennesimo attentato perpetrato ai danni di Libera, a Latina, un attentato vigliacco da parte sicuramente della Camorra casalese che nel capoluogo Pontino e quindi anche a Borgo Montello, dove sono concentrate l'attività di Libera, e ben radicata. Non si tratta del primo attentato, ci auguriamo, almeno che sia l'ultimo, ma l'espressione di tali sentimenti a Don Ciotti da parte nostra non può essere disgiunta da un severo monito alla politica pontina e in particolare alle istituzioni pontine, che per molto tempo sono state a guardare senza far niente contro le mafie sempre più invasive e prepotenti, un'invasività figlia certamente di un'intollerabile impunità. Ora basta! Firmato Elio Di Cesare. Buonasera da Vosco News, periodico di inchieste ed antimafia. Arrivederci al prossimo notiziario Flash.